Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, in questo video devo andare a costruire due antenne in legno su misura. Per farlo andrò ad usare queste tre frese che sono un kit preposto proprio per le antenne. Ce le andiamo a testare insieme. Volevo dirvi solo una cosa: qui vicino a me, come vedete, ho una fresatrice verticale della Makita. Mentre, come tanti di voi sanno, sotto il banco ho la mia elettrofrasatrice della Bosch, la 1400 Ace. Alcuni di voi mi hanno chiesto se era possibile utilizzare queste frese con la Bosch anziché con altre fresatrici. Ne è nato un piccolo dibattito, questo perché alcuni si erano posti il problema, giustamente, aggiungerei, di questa presa in particolare, questa per fare la piatta banda, perché ha una larghezza eccessiva per la nostra fresatrice Bosch, mentre invece, ad esempio, per questa della Makita entra ed esce tranquillamente dal piatto della fresatrice perché è di dimensioni adeguate. Ora, la sfida che mi avete chiesto, che vado quindi ad eseguire, sarà proprio quella di usare questo kit con la fresatrice Bosch. Questo perché? Perché la maggior parte di noi, quantomeno quelli che mi seguono, hanno la fresatrice Bosch, che è tra le più vendute. Quindi vediamo se è possibile utilizzare questo kit con quella fresatrice. Adesso ci avviciniamo e vi faccio vedere nello specifico e a cosa serviranno le nostre tre frese e alcune specifiche che sono costretto a dirvi e ci serviranno per creare il nostro progettino dell'antenna prima di passare alla sega circolare e poi alla fresatrice. Dunque ragazzi, partirei da questa coppia di frese, eccole qui. Questa fresa ci servirà per costruire le scanalature dei nostri montanti e dei nostri traversi. Ora alcune specifiche che vi dicevo. Innanzitutto sono riuscito a trovare queste due frese col gambo da 8 mm, che è la dimensione massima che noi possiamo utilizzare con la fresatrice della Bosch. Entrambe vanno usate all'incirca sui 14.000 giri, quindi con la nostra fresatrice Bosch la impostiamo alla velocità 4. E qui, come potete vedere, ogni tagliente ha la sua dimensione. Queste ci serviranno per sviluppare il progettino futuro. Quelle basilari sono sapere che ogni listello che andremo a fresare, sia dei montanti che delle traverse che della bugna, saranno tutte quante da 22 mm di spessore. Un'altra misura molto importante da conoscere è questa interna. Dobbiamo sapere che questa scanalatura che lascia la fresa è da 11,1 mm di profondità. Questa ci servirà per inserire la bugna alla nostra traversa, al nostro montante. Ora passiamo invece alla fresa inchiminata, quella per la nostra piatta banda. Cosa dobbiamo sapere di questa fresa? Questa fresa lavora all'incirca sempre sui 10.000 giri, quindi abbassiamo la velocità a 3, questo perché comincia a essere già un pochino più larga come fresa. Ha sempre un gambo da 8 mm. Quello che dobbiamo sapere nello specifico sono queste due misure. 15 mm sarà la piatta banda che andrà a creare sul nostro pannello. La lavorazione che andrà a fare sarà questa.
Anche qui dobbiamo fare attenzione ad una cosa: lo spessore del pannello che dobbiamo andare a fresare non è da 16 mm, ma bensì da 22 mm. La fresata è da 16 mm, quindi non ci confondiamo in questa misura. Il pannello deve essere 22 mm come i montanti e le traverse. In questo foglio invece sono andato ad indicarvi le misure che serviranno per costruire un'anta da 40,5 mm di larghezza, quindi è un'anta che sto facendo su misura, alta 76 cm. Fatto vedere questo, vi spiego come sono arrivato ad ottenere questa misura. Allora ragazzi, vi spiego come ho fatto a calcolarmi la misura che mi serviva per arrivare ai 40,5 x 76 con i dati che vi ho appena dato. Quindi calcolatrice alla mano, proseguiamo. L'unica sicurezza che io ho era la larghezza della bugna. Perché uso una pialla da hobbista, la mia pialla più dei 250 mm di larghezza non riesce a piallare, quindi sono partito da questa certezza. La mia bugna era da 25 centimetri di larghezza, probabilmente anche le vostre, se non addirittura da 20, dipende dalle vostre pialle. Ho detto che mi serviva da 40,5. Quindi sono andato a calcolare la larghezza massima 40,5 meno i 25 cm della mia bugna. E sono 15,5. Questi 15,5 mi li vado a dividere per i due traversi. E sono 7,75. Ora, questa non è ancora la misura finale, perché, come vi avevo suggerito prima, abbiamo 11 mm di accavallamento tra la bugna e la traversa. Quindi la bugna entrerà all'interno della traversa di 11 mm, quindi dobbiamo andare ad aggiungere ai 7,75 11 mm per ogni traversa, quindi saranno 8,85. Questa è la larghezza che dobbiamo andare a creare alle nostre traverse, ai nostri montanti. Ragazzi, per chi fosse interessato all'acquisto di questo kit, vi lascio il link in sovraimpressione. Per i più scettici, ragazzi, lo lascio anche alla fine del video, quando abbiamo finito l'anta. Se vedete che il risultato per voi è di gradimento, lo potete acquistare anche da lì. Dunque ragazzi, adesso ci siamo tagliati tutti quanti i pezzi su misura, come i montanti, le traverse e i pannellini. Adesso possiamo passare alla fresatrice verticale. Allora ragazzi, montata la fresa che mi servirà per andare a fresare la parte corta dei montanti. Quindi parliamo di quello che ha il cuscinetto interno. Ora, ho
Come va montata questa fresa? Questa fresa può essere montata normalmente da sotto come qualsiasi altra fresa, ce la tiriamo su. Per quanto riguarda la regolazione di questa e di tutte le altre tre frese, c'è una sola regola da rispettare. Andare esattamente a filo con il primo tagliente della fresa. Adesso mi avvicino e ve la faccio vedere meglio. Ora ci avviciniamo alla nostra guida con una squadretta, la poggiamo sul cuscinetto interno e deve andare a spianare sulla nostra guida. Adesso ci andiamo a fresare la parte corta dei montantini, uno dietro l'altro, così in uscita non andrà a scheggiare il nostro listello. All'ultimo pezzo andiamo ad usare un pezzo da buttare. Allora ragazzi, tralasciando la peluria che ha alzato, è un legno tenero, dopo ce l'andiamo a rifinire, ma non preclude nessun problema. Come uscito andiamo a girare il pezzo e andiamo a fare quindi il lato opposto. Eccoli qua ragazzi, come vedete non sono usciti male per niente. Allora ragazzi, si prosegue, vado a cambiare la fresa e vado a mettere quella con il cuscinetto in alto. Questa servirà per andare a fare la parte lunga sia dei montanti che delle traverse. Anche per questa, come quella già montata, la possiamo tranquillamente montare da sotto. Allora, non mi vado a ripetere, ragazzi, stesse regolazioni di prima. Andiamo, iniziamo sempre con il montante, le fresature rivolte dalla parte in alto e andiamo a fresare la parte lunga. Allora ragazzi, traverse, montanti li abbiamo fatti. Ce li andiamo ad incastrare per prova e dopo ci passiamo a fare la bugna.
Ragazzi, fino a qui nulla da dire. Ok ragazzi, adesso siamo arrivati alla parte in pratica della scommessa, quella che aveva messo in difficoltà alcuni di voi. Quindi parliamo della fresa che servirà a fare la piattabanda sui pannellini. Visto che non si può inserire da sotto perché come vedete non riuscirebbe a risalire, l'unica soluzione che ho trovato è quella di alzare completamente il pantografo della fresatrice verticale. Ci andiamo ad allentare la nostra pinza ed andiamo ad inserire il nostro gambo e lo facciamo per i 2/3 della lunghezza, anche di più. Ora ragazzi, fatto questo e messa quindi la fresa in questo modo, ma comunque in sicurezza, perché avendo tolto il dischetto abbiamo 2 mm di aria sottostante, quindi non rischiamo che la fresa vada a sfiorare il piano di lavoro. Quindi se non avete il dischetto qui nel piatto, ragazzi, ve lo sconsiglio. Questa è l'unica accortezza quantomeno che dovete avere. E dicevo, una difficoltà sarà però quella di non poter sollevare un pochino per volta questa fresa. Essendo molto larga, dobbiamo fare due cose: impostare la fresatrice alla velocità 3, quindi abbassare i giri della nostra fresatrice. E seconda cosa, dicevo, dovremmo in teoria poter sollevare la presa un pochino per volta fino a portarla alla nostra altezza desiderata. Non lo possiamo fare, quindi avevo pensato di aggiungere due listelli qui alla nostra guida e quindi andarci a spostare la guida, anziché la fresatrice, la guida dall'esterno verso l'interno. Ragazzi, per bloccare i due listellini vado a mettere semplicemente un po' di nastro biadesivo, così sarà facile da rimuovere. Allora ragazzi, sono pronto per andare a fare la piattabanda alla bugna. Come vedete, non ho accostato ancora il cuscinetto alla nostra guida, quindi mi sono messo più interno possibile. Vado a fare almeno due passate, così da non sforzare la fresatrice. Quindi adesso parto, vado a fare la prima passata a tutti e quattro i lati, poi la vado a mettere a filo cuscinetto e andiamo a fare la seconda passata.
Allora ragazzi, finita la prima passata, adesso mi posso andare a staccare i due listellini. E per quest'ultima passata, come vi dicevo, vado a mettere la squadra a filo cuscinetto. Dunque ragazzi, come prima, anche in questo caso qui in testa si è fermata un po' di peluria. Come prima, una spugnetta abrasiva, veloce veloce, e ce la andiamo a togliere. Problema peluria già risolto. Adesso vi faccio vedere come è venuto l'incastro, dopodiché vi devo spiegare un'altra cosa. Ragazzi, devo dire che per essere delle prese economiche, qui sulle fresate è uscita una gran bella rifinitura. Qui sopra ancora devo passare una mano di carta abrasiva e anche dietro. Per adesso vado a provarmi gli incastri. Ragazzi, si sono incastrate già così a secco, ci ho messo un pochino per assemblarla. Guardate che bella, già così, che non è ancora definitiva. Quindi adesso ragazzi dovrò smontare la bugna e andarla a passare la pialla e farla alla stessa altezza dei montanti e della traversa, quantomeno a me così mi piace. Per chi si sta chiedendo, Fabio, ma perché allora non l'hai piallata prima di fare questo doppio passaggio? Ve lo mostro immediatamente. Questa è una tavola da 16 mm di spessore, ve lo faccio vedere con il calibro. Andiamo a fresarla con la fresa per la piatta banda e vi faccio vedere quale sarebbe stato il problema se l'avessimo piallata prima. Sono anche 17 mm. Avete visto ragazzi, avrebbe portato la piatta banda in pratica a diventare un'ostia, quasi, anzi no quasi, allo zero l'avrebbe portato, tant'è vero che mentre passavo si stava scheggiando completamente, quindi non avrebbe avuto lo spessore che serviva a noi per andare a creare l'incastro.
Ragazzi, le antenne hanno tirato, adesso vado a togliere con la ruota orbitale qualche residuo di colla che è rimasto sui lati e poi ce lo andiamo a vedere insieme e terminiamo. Ragazzi, per essere delle frese economiche, veramente nulla da dire. Quindi, se vi è piaciuto il risultato, vi lascio alla fine del video il link per l'acquisto delle tre frese, del kit. Ragazzi, se vi è piaciuto il tutorial, mi raccomando, come al solito, un bel mi piace, condividete il video, continuate a seguirmi nel prossimo video. Andremo ad applicare le cerniere a scodellino utilizzando un jig apposito. Vedrete che sarà semplicissimo e alla portata di chiunque. Quindi mi raccomando, non vi perdete il prossimo video. Ciao ragazzi!